Ciao a tutti, oggi volevo parlare delle mie impressioni sul PhonePad G501 Duo della Mediacom. Mi sono trovato parecchio bene con questo telefono e non me l'aspettavo. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e di debolezza. Allora, il telefono è installato Android 4.2.2, dovremmo vederlo in CPU-Z. Questo fa sì che risulti molto reattivo, vedete qua, versione di Android è KitKat 4.4.2. Il telefono va molto bene, è fluido e sinceramente mi aspettavo di meno da lui. Ha un processore Cortex A7 da 1,30 GHz a 4 core. Il processore va molto bene, non ha rallentamenti, risulta essere fluido in ogni campo, per quanto questo sia un telefono di fascia medio-bassa. Lo schermo devo dire non è male, il display devo dire che è sorprendente, si vede parecchio bene, molto definito, anche se sono solo 854x480 pixel rinchiusi in 5 pollici, non 4 come dice GPU-Z. La RAM è da 512 MB e in realtà non si sente molto la mancanza di un giga o più, perché il telefono è reattivo lo stesso. Lo spazio disponibile purtroppo è di 2 GB e la memoria è espandibile, però questa è una grossa pecca perché non si può scaricare praticamente niente, magari un gioco pesante o qualcos'altro, è impossibile. Allora, vediamo la fotocamera. Noto che ritaglia molto le proporzioni. Ok, deve aver scattato. Questo è lo scatto in 16 noni, non è molto definito, c'è anche un po' di rumore già con questa luminosità che è comunque alta. Dalla fotocamera mi aspettavo magari un po' di più, comunque sono 5 megapixel, c'è anche il flash LED. Allora, parlando di tasti fisici, questi sono soft touch, al lato destro ci sono il tasto di accensione e di spegnimento e i tasti del volume. Dietro c'è la fotocamera, il LED flash, l'altoparlante molto potente, il logo Mediacom come la tartaruga e sotto c'è la presa della mini USB per la ricarica. Il telefono non pesa molto, lo schermo non è male, mi piace molto, i colori sono carichi e apparecchio definito anche se un po' la griglia dei pixel si vede. Android è abbastanza stock, quasi del tutto. Direi a parte il launcher e forse qualche applicazione Android KitKat, quindi la gestione delle applicazioni è ancora in questo modo, mentre in Lollipop è cambiata. Non credo che riceverà altri aggiornamenti in quanto dispositivo di fascia media. Prima ho detto medio-bassa perché ormai i cellulari stanno cambiando in modo definitivo, comunque questo assolutamente non è da buttare. Anzi, se lo trovate a un prezzo vantaggioso lo consiglio. Mi è piaciuta l'esperienza con lui. Le cornici laterali sono un po' grosse, ma direi che non danno fastidio. La reattività generale è alta. Proviamo il solito gioco per vedere la reattività con la grafica. Non è un gioco molto pesante, ma comunque è una prova che si può fare tanto per vedere come lavora. Non ha molti problemi, il touchscreen non è molto reattivo in questo momento, ma di solito lo è abbastanza. La tastiera non è proprio il massimo. È molto poco reattiva, secondo me. E non prende bene i tocchi. Per il resto invece il telefono, con dei tocchi non proprio decisi, va comunque alla grande. È fastidioso questo fatto di metterci tanto, perché potevano semplicemente migliorare la sensibilità. Comunque è un telefono che mi sento di consigliare. Il menu non è personalizzato, le scritte non sono gigantesche, si riescono a leggere tranquillamente senza problemi, poi ovviamente possiamo impostarle un po' più piccole. L'unica personalizzazione di Mediacom è il launcher e qualche applicazione come File Manager di Huawei, proprietario, Kaspersky Internet Security e altre cose che sinceramente non ho usato perché sono attaccato alle mie applicazioni e mi porto dietro sempre quelle. Per adesso è tutto, credo che non ci saranno aggiornamenti.